Cominciamo? Facciamo le polpette di melanzane. Ci vogliono le melanzane, la mollica di pane raffermo, le uova, il salame, il parmigiano grattugiato, poco però, la mozzarella fior di latte, il basilico, la farina, sale, pepe. Matteo, per prima cosa dobbiamo lessare le melanzane e tu le devi tagliare. A cubettoni? Sì, sì, a cubettoni, sì. Ecco. Grandi, non piccoli. Così vanno bene? Un po' più grandi. Più grandi? Matteo, i cubettoni, i paesmi sono così, e vi? Va bene? Va bene. Così, cubettoni, no? E che fa così, piccoli? Per fare le polpette di melanzane noi usiamo le melanzane nostrane, queste sono paesane del nostro territorio, queste lunghe, le scure. Adesso che le melanzane sono tagliate, li mettiamo a lessare nell'acqua bollente per circa 5-6 minuti. Prima ci vuole qualcosa nell'acqua, un po' di sale. No, no, non ce la mettiamo. Fammeli girare un po', che tutte vanno a finire nell'acqua, così si sbollentano bene. Adesso si deve strizzare bene bene il pane, si deve togliere tutto l'acqua perché deve essere bello asciutto. La polpetta di melanzana altrimenti non viene buona perché viene acquosa. Gli affetto un po' di salame. Incomincia a tagliare la mozzarella tu, vuoi affettare il salame? Tu tieni presente che io faccio la polpetta così e poi ci vuole la listarella di mozzarella dintro. Capisci? Eccoci qua, vedi come la gioia bella di qua. Ma che è, che giotto? Oh, ti ho fatto certi pezzi di mozzarella. La mozzarella non deve fuoriuscire dalla polpetta, se no nella padella cosa succede? Un casino. Mi raccomando, è molto importante usare il fior di latte, non la mozzarella di bufala, perché quella lì è molto piena di acqua. Così la polpetta rimane compatta. Allora le melanzane sono lessate, eccole qua. Queste sono le melanzane lessate e raffreddate, importante raffreddarle. E adesso li dobbiamo privare di tutta l'acqua, li dobbiamo stringere. Sì, li dobbiamo stringere, se no la polpetta viene piena di acqua. Sì, aiutami, aiutami, facciamole insieme. Fallo belle strette strette. Grande proprio qua, come da stringere, da stringere in sciù. A stringere in melanzana, però non a stringere a me. Rompi, rompi le uova, rompi. Rompi sempre tutto, adesso rompi anche le uova. Dumbo, mai niente. Ecco qua, vai, vai. È giusto, non rompo. Vai, vai, rompi, rompi velocemente, sennò come faccio a impastare, dai. Prego. Sulla un'altra e poi basta. Ecco, dai, tagliamo il salame, dai. Come la devi fare? Sì, è troppo doppia. Ma io poi lo taglio un po' così. Vabbè, però lo devi tagliare, però rimane doppio. Un po' più fine, sì. Va bene. Deve essere tagliato a listarelle, né doppio né sottile, una via di mezzo. Va bene, sì. Assaggio. Dai. Adesso Matteo, un po' di basilico, un po' di pepe e anche un po' di sale, non troppo perché il salame insaporisce già l'impasto. Un po' di pepe. Ecco, basta, 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 non ne mettere più. Un po' di sale, un poco poco. Subito. Questo salame è troppo saporito. Basta, basta. Eccoci. E mo ci vuole il basilico, Matteo. Un poco di basilico? Il basilico ci vuole perché la polpetta ha di essere profumata. Dimmi, è un po' che i prezzemoli, ma ci mettevi un po' che i prezzemoli. Ma non esiste proprio, Matteo. Il prezzemolo nella polpetta di Mulignano, Matteo. Ma ci vuole il basilico nella polpetta di Mulignano. Quando mai mia mamma ci ha messo il rosino nella polpetta di Mulignano? A me avrea, Matteo. Il rosino ogni manesta, significa che un po' per tutto parte. Non è così. Senti il profumo del basilico, come invece il prezzemolo non ci vuole. Ci vuole formaggio parmigiano, ci vuole, confermo, ci vuole.
Ecco qua. L'impasto è pronto. Adesso dobbiamo preparare le polpette e li dobbiamo infarinare e poi li dobbiamo friggere. Imma, tua mamma, l'impasto fece sempre riposando poco. Anzi, lo potete fare anche il giorno prima per il giorno dopo l'impasto. Quindi lo potete fare l'impasto oggi e friggete domani. Una volta che l'impasto è riposato, adesso possiamo fare le nostre polpette. Ma vai un bel. Fammi il fuoco. Ah, io lo so che tu vuoi fare anche tu, vuoi mettere anche tu le mani in pasta. Però li devi combattare bene per non far fuoriuscire il fior di latte. Tu stai facendo proprio un burpettone. Guardate qua. Però non li fare troppo grandi, amore, perché così più piccole si cuociono meglio all'interno. Mi raccomando, quando preparate le polpette di melanzana bisogna stringerle bene tra le mani, bisogna compattare la polpetta e poi dopo si mette nella farina, altrimenti si allarga e poi si sgretola. E adesso buttala qua nella farina. Ma ha fatto pucciarella, pucciarella. Madonna mia! Quando la fai rossa e quando la fai pucciarella. Tu hai detto farlo più piccoli. Va bene così. Adesso le nostre polpette di melanzana sono pronte e incominciamo a friggerle. Io amo l'olio d'oliva, però per friggere è preferibile l'olio di semi, meglio quello di arachidi. Siamo pronti, eccomi che arrivo. Ecco qua, le fritte. Imbiattiamo. Imbiattiamo. Appena fritte, la prima cosa bisogna assaggiarla, bisogna mangiarla subito. Bollente, anzi. Appena che fritte. Le nostre polpette di melanzana sono pronte. Mettiamoci un poco di basilico sopra. Favorite! Per preparare le nostre polpette di melanzane per 4 persone abbiamo bisogno di 3 melanzane lunghe, 450 g di pane raffermo, 4 uova, 250 g di fior di latte, 100 g di salame, basilico, farina per impanare, sale, pepe e olio. Per prima cosa abbiamo tagliato le nostre melanzane a cubettoni e fatte bollire in acqua salata. Abbiamo poi bagnato e strizzato per bene il pane raffermo per eliminare tutta l'acqua e tagliato il fior di latte a pezzetti piccoli. Una volta cotte abbiamo strizzato anche le melanzane e le abbiamo unite in una ciotola insieme al pane, alle uova e al salame tagliato a striscioline, aggiungendo basilico, sale e pepe. Dopo aver fatto riposare l'impasto, abbiamo cominciato a fare le nostre polpette aggiungendo il cuore di mozzarella al centro. Una volta impanate nella farina, le abbiamo fritte in abbondante olio di semi.